altra cosa per il corpo. Allora, questione di peeling. Io me li faccio sempre mettere in queste scatole di plastica quando c'è qualcosa che si può rompere. Questo qua. Allora, questione di peeling è un peeling per il corpo. Si chiama grattino da doccia. Allora, io non lo chiamerei grattino, ma rovina corpo, nel senso che è zucchero, zucchero pressato. Questo ha un profumo molto molto delicato. E, ho scelto questo qua e non quello bianco perché quello bianco rilascia un po' di pagliuzze che a me fanno letteralmente schifo. E questo qua gratta veramente un sacco. Cioè, proprio io lo uso solamente sulle gambe. E sulle braccia ho provato a usarlo e questo non so se non lo vedrete mai, comunque mi sono scalfitta, nonostante io ci vada con molta delicatezza perché fa proprio male, cioè fa veramente male. Quindi questo qua io lo uso una volta a settimana circa, proprio perché è questione di masochismo già usarlo, però comunque è buono, mi piace e è veramente un esfoliante perfetto. Quindi io questo lo consiglio. Se state delicati, io ad esempio lo uso con un guanto, lo metto nella mano il guanto e poi lo prendo in questo modo perché se no si scioglie se lo prendete con la mano bagnata. Poi lo gratto bene sulle gambe, è un detergente già di suo, e poi risciacquo. Sul resto del corpo uso Sultana, perché veramente mi fa male, quindi anche se ci sto delicato, è proprio un grattagratta. Quindi questo mi ricordo quanto l'ho pagato. Poi un'altra cosa per il corpo è, questo è un cappuccino perché era finita, la Dream Cream, che è una crema corpo. Allora, questa ha un profumo molto molto delicato, quasi inesistente, è questa qua, è abbastanza densa come crema, abbastanza corposa e mi piace veramente veramente tanto. La commessa tra l'altro di Parma è veramente carinissima perché mi dà sempre campioncini in quantità abbondante e in numero abbondante. Infatti ne ho ancora altri che non ho usato, tipo lo shampoo tutti frutti, un bagno doccia, liquido, una gelatina e un'altra cosa che non ho usato. Quindi anche questa qua, quando finirò tutte le creme corpo che ho, l'andrò a comprare. Dream Cream. Poi, altra cosa per il corpo, qua sono dei campioncini che ho già provato, ce ne sono però ancora un po'. Allora, vabbè, questo qua è il Sultana, quindi è il primo acquisto che mi ha dato questo campioncino, quindi fantastico. Poi, questo non so cosa sia, questo credo sia qualcosa col caramello, non lo so, comunque molto buono. Anche questo qua mi sembra un po' grasso, quindi io lo uso solo per le mani. E poi questo qua, che è secondo me tipo quello, il signore dei granelli può essere. Non lo so, se lo sapete comunque questo qua è buono e l'ho usato per il corpo, tra l'altro l'ho usato ieri sera quindi è tutto bagnato qua dentro. E buono, 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 buono. Poi, altra cosa per il corpo, meglio, sì, per il corpo, questo è pomicione, che lo definisce come balsamo corpo. In verità la signora me l'ha venduto per i piedi, o meglio, me l'ha venduto, me l'ha regalato. L'ultimo acquisto mi fa: che campioncini vuoi? Le ho detto qualcosa per i piedi, mi fa: allora ti regalo pomicione. Mi ha regalato pomicione intero proprio. Allora, questo qua sa di dentifricio o comunque di gomma di chewing gum. Quindi sa proprio di menta, ma molto molto delicata. Sì, più che di chewing gum che di altro. E non, voi non lo vedrete, comunque c'ha dei piccolissimi granelli. Questo qua non è un detergente, praticamente io lo uso in doccia, mi lavo tutta, mi lavo i piedi, poi ci do questo sui piedi, gratto bene con la mano e li rigenera. Quindi proprio li lascia lisci. Io avevo delle callosità ai talloni pazzesche. E me li sto curando molto di più i piedi, ci sto mettendo la crema tutte le sere, quindi sono migliorati un po'. Quindi pomicione, questo costa 7 euro qualcosa secondo me. Poi, ultima cosa a livello corporeo è un olio da massaggio,
E questo è Peach and Love. È questo qua, vedete? Ormai si è assottigliato, comunque è fantastico. È agrumato, sa di limone e io lo adoro questo qua, per questo ho preso 9 agrumi e mezzo perché si abbina perfettamente a questo olio da massaggio. Questo è veramente fantastico e ho visto la mia pelle rigenerarsi da quando uso prodotti naturali e da quando uso l'olio da massaggio, che non lo tengo in mano perché mi si sta sciogliendo. Ho notato veramente dei grossi miglioramenti e mi piace tanto, quindi io questo lo consiglio. Ci sono tanti altri oli da massaggio, ce n'era uno a forma di cuore col cioccolato, che però è più da mangiare che da mettersi sul corpo, quindi l'ho lasciato lì. Passiamo ai capelli. Allora, i capelli, e qua rientriamo anche nella cura dei capelli, comunque poi ve la farò in dettaglio. Diciamo che sto usando solo ed esclusivamente prodotti Lush. Allora, partiamo dal fatto che io ho tre shampoo e che non faccio comunque tre shampoo, li sto alternando. Allora, il primo è questo qua. Questo qua è il Blondie, me lo sono fatta sempre mettere in questa scatola perché al primo giro mi si era sciolto, cioè era diventata una crema. Allora, questo è il Blondie. Questo è un cubotto da 100 grammi. Allora, questo qua sa di agrumi, c'è la camomilla dentro, ha fiori. E questo è per i capelli biondi. E schiarisce, quindi uno schiarente. E, diciamo, scusate le campane, ma c'è un funerale in atto. E schiarisce e accentua i riflessi biondi, quindi fantastico questo qua. E questo, parentesi, da quando io uso i prodotti Lush e gli shampoo Lush, io mi lavo i capelli 2 volte a settimana, ogni 4 giorni, quindi non so, me li lavo la domenica, durano lunedì, martedì, mercoledì, li lavo il giovedì e davvero non arrivo, cioè si vede che sono da lavare, ma cioè durano molto molto di più puliti. Contate che io ho un tipo di capello per cui un giorno sì e un giorno no dovevo lavarmi i capelli, poi tiravo un po', li tenevo legati, ma adesso veramente sono fantastici. Quindi questo è il Blondie. Un altro shampoo è questo qua, che se esce, ve lo faccio anche vedere, non esce, fa lo stesso. Questo qua è l'Ultimated Shine, che è quello bianco. Per la brillantezza, ragazzi, non esce. Olè. Questo qua. Allora, questo qua c'ha delle piccole pagliuzze dorate che però non rimangono sulla pelle, sul capello. E questo qua aiuta praticamente nel lucidare i capelli. Ottimo, l'ho usato all'ultimo lavaggio e ho visto i risultati. Favoloso questo qua. Ultimate Shine e questo costa 3 euro e qualcosa, non mi ricordo. Ultimo shampoo è questo qua. Allora, questo è asfalto rovente. Questo è asfalto rovente e sta proprio di bruciato, ha un odore schifosissimo e questo qua è l'antiforfora. Allora, io soffro di forfora secca, nel senso che proprio mi si secca la cute, arriva fino alla fronte. Mi è venuta una sfogazione anche qua la settimana scorsa e questo qua, siccome usavo solo prodotti farmaceutici, i miei capelli poverini stavano piangendo, allora sono andata alla Lush e ho detto mi serve qualcosa antiforfora potente e mi ha dato questo ed è favoloso. Ha sostituito pienamente tutti i, come si dice? Tutti gli shampoo farmaceutici. L'odore fa schifo, però poi quando ci mettete sopra il balsamo la situazione si ripristina e questo aiuta. Di solito li alterno, quindi non so, un giorno questo, un giorno Ultimate Shine, il lavaggio dopo Blondie, insomma li giro. Poi guardo un po' la cute. Questo qua è in media una volta a settimana, quindi almeno un lavaggio a settimana lo faccio con questo qua. Solo uno shampoo, eh.